www.moranoleggi.com. Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse ha tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque è perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che dai, perché è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Qualcosa già comunque perso, anche se il mondo può far male. Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale. Buonasera a tutti e a tutti, anzi oggi è meglio dire a tutte che a tutti. Infatti auguri a tutte le donne. Quello che avete appena visto è il video trovato dal nostro Cesare Groppi per rendere omaggio a tutte voi. Grandi sono le donne che hanno fatto la storia, ma grandi sono anche le donne che fanno la loro parte tutti i giorni, le donne che hanno affrontato il Covid in prima linea come medici, infermiere, OSS, volontarie e anche tante altre donne che hanno fatto la loro parte più e meglio degli uomini. Ma partiamo con il nostro primo servizio ed è un omaggio anche questo a voi donne. Care donne, volevo dedicare questo servizio di questo telegiornale a voi, perché quest'anno posso festeggiare la festa della donna vicino alle mie donne. Scusate per il termine, so che a qualcuna potrebbe dare fastidio, ma leggetelo nel modo più bello e più prezioso. Voglio quindi essere grato per il fatto di poter festeggiare questa importante festa vicino alle mie donne, mia moglie, le mie bimbe. Purtroppo non posso farlo vicino a mia madre, perché la zona arancione non lo permette, ma cercherò di starle vicino col cuore. Lo scorso anno non ho potuto festeggiare questa festa con loro, perché l'8 marzo mi trovavo da 2 giorni in quarantena lontano dalla mia famiglia, ero solo. Ma non solo, anche quest'estate è stata dura e sono stato lontano dalle mie donne, scusate di nuovo questo termine, per quasi 2 mesi. Le persone più importanti della mia vita sono donne e spesso mi rendo conto che si danno per scontate, spesso si ritiene non siano così importanti, spesso magari si pensa siano un ostacolo per altre cose. E spesso non gli si dà il giusto merito, la giusta riconoscenza, il giusto ruolo che devono avere. Ma devo dire che se il 2020 e il coronavirus mi hanno insegnato qualcosa, è stata l'importanza di avere vicino delle persone così meravigliose, che hanno avuto la capacità di sopportare
la mia assenza, ma soprattutto di supportarmi durante la mia assenza. È stata dura stare lontano da loro, durante la quarantena e ancor più durante i giorni di ricovero ospedaliero. Ed è per questo che nel momento in cui la quarantena è finita il 14° giorno, a mezzanotte, nonostante fossimo in pieno lockdown, sono scappato dal luogo in cui stavo facendo la quarantena per arrivare a casa presto e per potermi svegliare, per far sì che le mie bimbe mi potessero trovare al loro risveglio. È stata un'emozione meravigliosa, una stupenda sorpresa, per loro ma soprattutto per il mio cuore. E se sono riuscito ad andare avanti in queste difficoltà e in questi momenti davvero pesanti e difficili per me, è stato proprio grazie a loro, alla voglia di rivederle, di tornarle ad abbracciare, di poter fare una vita insieme. Grazie, quindi grazie a tutte le donne, grazie a mia moglie, alle mie figlie, a mia madre, a mia sorella e a tutte le donne del mondo perché sono la colonna portante di questa umanità. Mi piacerebbe che tornassero ad essere orgogliose di essere donne, smettessero di pensare che la parità sia scimmiottare la stupidità dell'uomo. Care donne, siate orgogliosamente insegnanti, figlie, dottoresse, lavoratrici, donne, infermiere, politiche, magistrate, poliziotte, ma soprattutto madri. Questo è ciò che vi rende meravigliose. Questo è ciò che vi rende la colonna portante dell'umanità. Questo è ciò che vi rende il futuro di tutti noi. E proprio a proposito delle donne e dei reati di genere, i carabinieri nel corso del 2020, visto che hanno registrato un lieve incremento dei reati di genere, hanno voluto aiutare chi subisce soprusi e violenze con alcuni dislocamenti all'interno dei vari comandi di personale specializzato in grado di accogliere ed ascoltare coloro che trovano il coraggio di liberarsi definitivamente di quanto subito, abbandonando le fasi di rifiuto, negazione e di autocolpevolizzazione. La risposta a queste esigenze ha visto soprattutto in questi ultimi anni, in tutto il territorio parmese, l'intensificarsi di una fitta rete di servizi per le donne vittime di violenza con forze dell'ordine e servizi sociali. In particolare presso la Compagnia dei Carabinieri di Parma è già attiva da diverso tempo una stanza dall'aspetto familiare che accoglie con lo scopo, all'atto della denuncia, di avere un approccio riservato e un'atmosfera rassicurante nel delicato momento proprio della denuncia. A breve presso anche il comando di Borgotaro verrà inaugurata un'analoga stanza. È doveroso ricordare che tutti gli episodi di violenza di genere possono essere denunciati in qualsiasi momento presso i comandi stazione dislocati sul territorio. Andiamo al prossimo servizio di quest'oggi e parliamo di un piccolo terremoto politico che c'è stato in un paese del nostro territorio. Andiamo a Bardi e vediamo cosa è successo. Siamo stati i primi ad annunciare la settimana scorsa di un terremoto politico che sarebbe avvenuto poi nella maggioranza che amministra il comune di Bardi. Il sindaco Giancarlo Mandelli ha scritto e divulgato un comunicato stampa in cui ci scriveva: il sindaco di Bardi Giancarlo Mandelli, in pieno accordo con la maggioranza consiliare, ha deciso di revocare la nomina dell'architetto Carlo Miliciani ad assessore del settore tecnico con deleghe per viabilità e grandi opere, valorizzazione e tutela dei beni culturali, politiche per la pianificazione territoriale ed urbanistica, edilizia privata e pubblica, lavori pubblici, gestione e conservazione del patrimonio comunale, illuminazione, decoro ed arredo urbano, politiche per i servizi cimiteriali, toponomastica, gestione e manutenzione del verde pubblico. Ringrazio l'assessore per il lavoro svolto, ma purtroppo sono venuti meno i presupposti per poter proseguire a lavorare in accordo e sinergia per il bene del comune che amministro. Queste le parole del sindaco Mandelli. Nella giornata odierna un altro comunicato stampa ci è arrivato da parte dei due capogruppo di opposizione, sempre del comune della Valceno, Beppe Conti e Valentina Pontremoli. In questo comunicato stampa, tra le altre cose, si dice che questa decisione evidenzia una forte crisi nella maggioranza che è chiara, palese davanti agli occhi di tutti, non può passare come qualcuno vuol far credere come un normale avvicendamento amministrativo. Quali sono, signor sindaco, i fatti per i quali viene meno la fiducia nell'architetto Miliciani? Quali mancanze avrebbe avuto l'ex assessore ai lavori pubblici se ogni importante decisione è stata presa all'unanimità dalla giunta e con l'avallo di tutta la maggioranza? Nel gennaio 2020, in un consiglio comunale, venivano tagliate le gambe ad un valido funzionario per far posto proprio a Miliciani.
Poi l'intervento dei due capogruppo di opposizione dopo un elenco dei problemi nel settore tecnico ed amministrativo del paese del Valceno, i due capogruppo di opposizione continuano dicendo: vogliamo ripetere con forza che ogni decisione è stata presa all'unisono ed ora, nascondendosi dietro a un dito, il sindaco sta cercando di far passare da parafulmine di ogni colpa l'ex assessore Miliciani. Il gruppo consigliare di minoranza chiede al più presto un consiglio comunale per poter chiedere al sindaco i fatti che motivano questa revoca, che, ripetiamo, è un fatto gravissimo perché si unisce alla decimazione delle strutture amministrative oramai allo sbando del comune, con un sindaco che ha avvocato a sé tutte le deleghe apicali, sia tecniche che amministrative. Firmato Beppe Conti e Valentina Pontremoli. Tanti controlli anche in questo fine settimana per verificare che ci sia il rispetto delle normative anti-Covid. Sabato sera alcuni giovani residenti a Parma e a Fidenza hanno affittato due appartamenti in una frazione del comune di Collecchio per passare un fine settimana in allegria. E tutto questo in violazione delle norme sanitarie in atto. Il clima di festa e il conseguente rumore però non sono passati inosservati al numero di pronto intervento al numero di pronto intervento 112 sono arrivate delle telefonate, delle segnalazioni. Sul posto sono quindi arrivati gli equipaggi del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Collecchio, che hanno accertato in due appartamenti la presenza di 8 ragazzi, tra cui 2 minori, tutti residenti in altri comuni che festeggiavano il sabato sera senza osservare le norme del distanziamento sociale e in violazione delle basilari regole di prevenzione sanitaria. Dopo aver identificato tutti i presenti ed interrotto la festa, i militari hanno proceduto a contestare a tutti loro le sanzioni amministrative previste. Andiamo a Fornovo, la caserma dei Vigili del Fuoco, ancora è un argomento di cui continuiamo a parlare, interrogazione della consigliera Maria Teresa Gardelli, consigliera di minoranza, sul perché dopo il lavoro fatto in passato la caserma andrà altrove. L'organizzazione era già stata fatta, si doveva trovare solo il sito, la location, al fine di poter custodire i mezzi necessari per l'attività dei Vigili del Fuoco. E c'erano già stati degli approcci con la TEP per il garage che la TEP ha in stazione. Quindi tutta questa attività che improvvisamente è ritornata questa esigenza della caserma dei Vigili del Fuoco, che è ritornata alla ribalta in questi giorni in maniera così impegnativa, così importante, tutti questi sindaci che si stanno dando da fare per avere questo presidio, e da parte nostra, perlomeno per quanto è la mia conoscenza, avere il nulla o addirittura avere un riporto, ma poi si sa che quando i sindaci dicono qualcosa di strano viene subito riportato, che il sindaco di Fornovo non ritiene questo presidio utile perché Fornovo ha altri problemi, che sinceramente mi lascia molto meravigliata. Ancora una volta da questa amministrazione non si riesce a vedere l'interesse per il proprio territorio. Per quanto riguarda un'eventualità che può essere quella economica, che il signor sindaco ripete a ogni peso spinto, ricordo anche che il signor sindaco, nel confronto elettorale di quelli fa, alla domanda precisa di soldi, ha affermato: uffa, basta con questi soldi, i soldi si cercano, ecco bene, sarebbe interessante cercare. C'è un'altra componente. Fornovo è al centro di una valle, della Motor Valley, con un casello dell'autostrada, sono situazioni geografiche e economiche che suppongo che siano tutti noti di nomi del mondo, e le ditte, in primis Barilla, che credo che tutti conosciate, aveva anche manifestato al Ministero degli Interni proprio la volontà di anche dare dei fondi per la costituzione di questa caserma dei Vigili del Fuoco, anche perché tutte le ditte del territorio avrebbero un beneficio economico per un risparmio in quelle che sono le assicurazioni per gli incendi che devono avere obbligatoriamente. E quindi
permettere di trovare i fondi per questa location. Esempio, l'attuale sede della Croce Verde, che vi ricordo ancora state mettendo in grande difficoltà con la decisione dell'ANIS, potrebbe anche contenere un residuo. Ma certo è che se non si vuole cercare una situazione e si demanda ad altri di trovare le soluzioni, certo che il nostro paese, qui degrado è lampante, io passeggio tutti i giorni con il mio cagnolino, che ormai conoscete tutti, da mini, ed è una cosa disdicevole, per non dire disgustosa, lo sporco, l'immondizia, la trascuratezza, le buche, è una situazione veramente quasi intollerabile. Non è che la caserma dei Vigili del Fuoco porti sporco o pulito, sicuramente è un elemento che manca al territorio. Adesso si sta parlando di collocarla a Ragnola. Certo, alla fine l'importante è che questa caserma possa trovare collocazione. Però tutto un lavoro fatto, un'attenzione al territorio, lasciata allo sbando con un'affermazione, i problemi di Fornovo sono degli altri, allora non ci interessa. Sinceramente, mi deludo. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Mora Noleggi, noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze, mini scavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro, per informazioni www.moranoleggi.com. Altri controlli da parte dei vigili, dei carabinieri e delle forze dell'ordine, come quelli avvenuti ad opera della compagnia di Borgotaro nel pomeriggio di sabato. I militari della stazione di Berceto, nel corso del servizio perlustrativo, hanno fermato sulla Cisa una coppia. La stessa era stata segnalata in quanto girava per le vie del paese chiedendo offerte in cambio di fiori. I due, provenienti dalla Spezia, sono stati sanzionati in base alla normativa anti-Covid. Sempre a Berceto, alle ore 23 di sabato, hanno fermato i carabinieri e sanzionato 5 ragazzi ventenni che arrivavano da Parma in paese per fare una passeggiata. Quindi erano le 23 coprifuoco, ma soprattutto non erano di Berceto, ma venivano addirittura da Parma, quindi sanzionati anch'essi. Quindi grande attenzione da parte di tutti noi al rispetto delle normative anti-Covid, perché cerchiamo di vederlo nel prossimo servizio, perché è assolutamente necessario rispettare le normative anti-Covid. Le immagini che vedete le abbiamo proposte in un servizio del 2 di febbraio scorso. Vi ricordate, il 1 di febbraio l'Emilia Romagna è tornata in zona gialla. Noi, con queste immagini registrate nelle vie principali di Bologna, con grandi assembramenti e difficoltà addirittura da parte delle forze dell'ordine, o quasi impossibilità delle forze dell'ordine a sgombrarli a causa dell'elevato numero di giovani senza mascherina, avevamo indicate come il possibile problema per il ritorno di nuove chiusure. Ebbene, questo è successo. Questi giovani e queste persone, perché non sono solo giovani, anche adulti, anche anziani, che fanno i furbi, andare in giro e aggregarsi senza mascherina, hanno portato a una nuova chiusura. Quindi una serata di gloria e di divertimento per stare in casa diverse settimane. Ed è a questo che è dovuta la chiusura e il trasformarsi in zona rossa di Bologna, con le immagini che vediamo, una Bologna di nuovo deserta, di nuovo in queste pessime condizioni. Ebbene, una situazione che rischia di subire anche Parma e la sua provincia, attualmente salvata dal DPCM, attualmente salvata dalla zona rossa, siamo ancora in zona arancione, assieme a Piacenza. Ma le immagini che si sono potute notare sia a Collecchio che a Medesano, nella zona della rotonda della Carnevala, così come a Felegara, nei pressi di diversi locali, fanno pensare che presto toccherà anche a noi. Non potremo dare la colpa ai politici o a chi vogliamo. La colpa è di coloro che non hanno rispettato e fatto rispettare le regole. Insomma, la colpa del chiuderci in casa non possiamo darla al governo, ma dobbiamo darla a noi stessi, a non rispettare, a non far rispettare le regole.
Altri controlli, sempre nel corso dei controlli del weekend, a Pellegrino Parmense i militari della stazione locale hanno sanzionato due persone perché non rispettavano le norme sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, quindi probabilmente o non avevano la mascherina o ce l'avevano sotto il naso, anche questa è una cosa assolutamente da non fare. Vediamo a Medesano qual è la situazione del contagio, ma anche una notizia dell'attività che sta svolgendo l'amministrazione comunale. Un occhio alla pagina Facebook del comune di Medesano, qua si parla del fatto che siamo all'opera per collegare 5 panchine e altrettanti cestini lungo la pista ciclabile che collega la Carnevala a Filegara. Vediamo anche i dati relativi all'aggiornamento Covid. Alla giornata di ieri le persone in quarantena erano 36, 32 i medesanesi in isolamento perché positivi al coronavirus, 7 i ricoverati al Maggiore di Parma. Andiamo indietro di un altro giorno e c'è una notizia positiva, che è quella che riguarda che il fatto che la persona che era in terapia intensiva attualmente non è più in terapia intensiva, è ripassata tra le persone ricoverate normalmente. Quindi il totale al 5 di marzo delle persone infette era di 40, al 6 di marzo siamo arrivati a 39. Anche a Calestane i militari della stazione dei carabinieri hanno fermato e sanzionato 8 persone che provenivano da Parma. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia hanno segnalato alla prefettura anche un minorenne trovato in possesso di un grammo di hashish. Ora andiamo a Collecchio, il Parco del Taro parte a metà mese il concorso Il risveglio della natura. Vediamo perché e come partecipare. Collecchio, Parco del Taro, concorso fotografico e orientering. Proposte per grandi e giovanissimi. Concorso fotografico Il risveglio della natura, primavera 2021. I Parchi del Ducato, in collaborazione con il gruppo fotonaturalistico Obiettivo Natura, organizzano un concorso fotografico dal titolo Il risveglio della natura, dal 15 marzo al 15 giugno 2021. Il concorso fotografico è gratuito, è aperto a tutti coloro che vogliono raccontare attraverso le immagini le bellezze delle fioriture primaverili, sia dei fiori sia delle piante. Le fotografie dovranno essere scattate all'interno dei Parchi del Ducato e loro aree contigue. Un modo divertente per mettersi in gioco e conoscere meglio la natura meravigliosa dei nostri parchi. Ulteriori informazioni, regolamento e modulo di iscrizione sul sito del Parco del Ducato. Il concorso fotografico è aperto a tutti coloro che vogliono raccontare attraverso le immagini le bellezze delle fioriture primaverili, sia dei fiori sia delle piante. I parchi e le riserve offrono colori e paesaggi naturali in grado di emozionare. L'obiettivo dell'iniziativa è riscoprire i dettagli, soffermarsi sulle piccole cose e sulla rinascita della natura dopo l'inverno e posare lo sguardo su elementi spesso trascurati. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i maggiorenni ad esclusione del personale dipendente dell'ente e loro familiari, degli amministratori dell'ente e loro familiari, dei soci del gruppo fotonaturalistico Obiettivo Natura. Sono ammesse foto a colori o in bianco e nero con inquadrature sia verticali sia orizzontali di fioriture primaverili in tutte le loro manifestazioni, specie singole, gruppi di specie, macrofotografie e scorci. Lo scatto deve permettere l'identificazione del soggetto e deve essere stato realizzato oltre alle aree protette e contigue del Parco del Taro, a quelle del Parco del Trebbia, Parco dello Stirone e del Piacenziano, Parco del Taro, Parco Boschi di Carrega, Parco Valli Cedra e Parma, Centolaghi, Riserva dei Ghirardi, Riserva Monte Prinzera, Riserva Torrile Tre Casali, Riserva Parma Morta, Area di Riequilibrio Ecologico il Castello di Montechiarugolo e Paesaggio Naturale Protetto Colli del Nure. Le fotografie devono avere la massima risoluzione possibile, pieno formato e comunque non inferiore a 2000 pixel sul lato lungo. Non devono essere ritratte persone. Le fotografie non devono aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Sulla home page www.parchedelducato.it le modalità di partecipazione, regolamento completo e scheda di iscrizione. E come di consueto la rubrica del dell'inizio settimana, scusate, di lunedì, questo lunedì 8 marzo, festa delle donne, non poteva essere che una donna a parlare di un libro, come d'altronde fa tutte le settimane. Parliamo di Paola Mazza con il suo libro di questa settimana ed è Terra, Casa e Lavoro di Papa Francesco.
Buonasera, eccoci qui con la rubrica culturale Un libro per amico. In questo marzo, un po' pazzo come sempre, vi presenterò un libro invece molto profondo che si intitola Terra, Casa, Lavoro, discorso ai movimenti popolari di Papa Francesco. Questo libro è una raccolta di tre discorsi che il Pontefice ha fatto, ha espresso in occasione degli incontri con i movimenti sociali e popolari di tutto il mondo. Il Pontefice, il Santo Padre, in questi discorsi sinteticamente mette in luce e affronta quelli che sono, diciamo, le grandi tematiche, le grandi battaglie sociali, che sono appunto Tierra, Theco e Trabaio, che significano terra, casa e lavoro, a cui si affiancano le grandi tematiche globali, che sono appunto democrazia, popolo, cura dell'ambiente, della natura, emigrati e rifugiati. Il Papa sottolinea la necessità e la cura della persona umana, che sia comunque al centro di ogni progetto. E attraverso la solidarietà e l'amore per gli altri, solo così, solo con il rispetto appunto di questi due grandi principi, si potrà raggiungere e creare il nuovo umanesimo. Oggi, in questa occasione, vi vorrei leggere un piccolo passaggio del discorso del 5 novembre del 2016 che appunto il Papa ha espresso davanti a questi grandi movimenti sociali. Nel nostro ultimo incontro in Bolivia con maggioranza di latinoamericani abbiamo parlato della necessità di un cambiamento perché la vita sia degna, un cambiamento di strutture, inoltre di come voi, i movimenti popolari, siete seminatori di cambiamento, promotori di un processo in cui convergono milioni di piccole e grandi azioni concatenate in modo creativo, come in una poesia. Per questo ho voluto chiamarvi poeti sociali e abbiamo anche elencato alcuni compiti imprescindibili per camminare verso un'alternativa umana di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza. 1. Mettere l'economia al servizio dei popoli. 2. Costruire la pace e la giustizia. 3. Difendere la madre terra. Con queste riflessioni così importanti e così profonde, vi invito comunque a riflettere anche voi nel vostro piccolo, nel vostro focolaio domestico, con i vostri amici su questi importanti temi, perché tutti siamo responsabili e partecipi del destino e del nostro futuro. Grazie, Paola Mazza, TG Parmense.